Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale L'Angolo degli Scomparsi, dove ogni domenica e martedì tratto un caso di scomparsa che purtroppo ad oggi è rimasto irrisolto. Prima di cominciare, mettetevi comodi che partiamo con il caso di oggi. Per la scomparsa di oggi siamo in Australia e principalmente ad Adelaide. Qui viveva la famiglia Beaumont, composta da papà Jim, mamma Nancy e rispettivamente i loro tre figli, Jane di 9 anni, Anna di 7 e Grant di 4 anni. La vicenda si svolge negli anni 60, quindi dobbiamo tornare indietro di 50 anni o poco più, dove il 26 gennaio del 1966 appunto accadde il tutto. I tre figli appunto dei Beaumont erano abituati a prendere l'autobus e ad andare appunto al mare in una vicina spiaggia di Glenelg Beach, vicino ad Adelaide, quindi distava diciamo a poche fermate di autobus. A noi sembra strano che tre bambini di 9, 7, 4 anni ovviamente prendano un autobus per andare appunto in spiaggia senza insomma essere sorvegliati da un adulto, però consideriamo che siamo negli anni 60 e siamo in Australia, dove il tasso criminalità era molto 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 basso rispetto ad oggi. Ovviamente poi questa vicenda cambierà un po' il tutto. Siamo al 26 gennaio del 1966, papà Jim va al lavoro come sempre, mamma Nancy è appunto indaffarata nelle faccende domestiche e decide ovviamente di mandare i loro tre bambini a fare appunto una gita fuori porta in spiaggia. Era anche l'Australian Day, quindi la festa appunto nazionale australiana, e i bambini con tanta insistenza appunto volevano fare questa giornata appunto al mare. C'è da dire che non era la prima volta che i coniugi Beaumont appunto mandavano i loro tre bambini da soli in spiaggia. Erano poche fermate di autobus, loro appunto giocavano, facevano il bagno e poi sapevano che dovevano prendere l'autobus del ritorno per tornare indietro. Quindi diciamo che non era, ai nostri giorni può sembrare una cosa alquanto bizzarra e strana, però all'epoca, negli anni 60, non lo era. Ebbene, mamma Nancy saluta, dà a loro appunto dei soldi, quindi 6 scellini, dove servivano per poter prendere qualche dolcetto e l'autobus del ritorno. Loro prendono l'autobus delle 8:45 e a mezzogiorno dovevano prendere l'autobus appunto per poter rientrare, massimo quello delle 14, non di più. Loro salgono sull'autobus e arrivano appunto a Glenelg Beach, dove giocano, si divertono, quindi vengono anche visti da diversi testimoni. Però loro non fecero ritorno a casa, quindi mamma Nancy, arrivato appunto l'orario prestabilito dai piccoli, non li vide tornare, aspettò ancora, quindi anche l'autobus delle 14. Quando non li vide, allora iniziò a preoccuparsi. Intanto Jim era tornato appunto dal lavoro e appunto ricevuta la notizia dalla moglie Nancy che i bambini non erano rientrati, si mise appunto a cercarli, ripercorrendo le varie strade appunto che i bambini avrebbero dovuto fare per arrivare lì, ma niente, i bambini non c'erano, nessuna traccia di loro. Quindi alle ore 17 iniziano ad allarmarsi e iniziano appunto ad andare alla polizia per denunciarne appunto la scomparsa dei tre bambini. All'inizio la polizia ripercorre anche loro diciamo la strada che avrebbero fatto appunto i bambini, pensando che magari si erano allontanati oppure avessero perso la cognizione del tempo. Però man mano che passavano le ore, ovviamente la preoccupazione appunto cresceva. Giorni dopo, quindi 2 o 3 giorni dopo che si diffuse la notizia della scomparsa dei piccoli Beaumont, molti testimoni si fecero avanti dicendo di aver visto appunto i bambini giocare
presso appunto un parco, il Colley Reserve. Giocavano appunto con un idrante, quindi era proprio vicino alla Glenall Beach, quindi alla spiaggia. Però notarono che in loro compagnia c'era un ragazzo che loro hanno descritto come un ragazzo biondo, abbronzato, con un costume blu, con la quale però i bambini, diciamo, erano tranquilli, quindi stavano giocando con questo adulto. Mamma Nancy, però, insomma, conoscendo ovviamente i suoi bambini, soprattutto Jane, sapeva che i bambini erano alquanto timidi, quindi difficilmente si lasciavano avvicinare. Quindi sicuramente era un qualcuno che magari loro conoscevano, perché comunque sia consideriamo il fatto che non era la prima volta che i tre bambini andavano in spiaggia da soli, erano già diverse volte che capitava. Un'altra testimonianza di una panetteria lì vicino disse che i tre bambini sono entrati appunto in panetteria comprando una torta di carne. Una torta di carne e dei dolcetti per il totale di $1. Mamma Nancy allora gli disse: io ho dato ai miei figli soltanto 6 scellini che servivano per i dolcetti e per i biglietti dell'autobus, non ho dato $1 o comunque una cifra più alta di quella che ho dato, quindi deducono che quel dollaro gliel'avesse dato qualcuno per poter prendere appunto questa torta di carne che neanche i bambini mangiavano, secondo appunto Nancy, e quindi qualcuno li ha mandati a prendere questa torta. Da lì si persero le tracce, nel senso che i bambini appunto Beaumont non furono più avvistati, quindi si parla più o meno di mezzogiorno e un quarto è stata collocata più o meno l'ora della scomparsa. Un postino dice di averli visti verso le ore 15 incamminarsi a piedi verso la strada di casa. Questa testimonianza non fu attendibile perché sicuramente c'è stata un po' di confusione nell'arco temporale, considerando che era l'Australian Day, quel giorno i postini, adesso non so se insomma nel periodo in cui siamo noi appunto lavorano, ma all'epoca non lavoravano, quindi sicuramente si sarà sbagliato o li avrà visti appunto al mattino. Molte testimonianze però non portarono effettivamente al caso. Fu appunto stilato un identikit di questo ragazzo biondo, magro, abbronzato col costume blu, ma non ci fu nessun riscontro. E oltretutto non fu trovato nessuno oggetto, quindi oltre ai 3 bambini, nessun oggetto che potesse ricondurre a loro, quindi nessun costume, un asciugamano oppure il piccolo libro Piccole donne che appunto Jane aveva in mano. Questo lo testimonia appunto l'autista dell'autobus che l'aveva vista appunto leggere quando era salita appunto sull'autobus per andare al mare. Le indagini continuarono, si fece sempre più largo l'ipotesi che sicuramente qualcuno li avesse avvicinati, e mamma Jane ricorda che Anna, la figlia, quindi la più piccola di 7 anni, avrebbe detto a mamma Nancy che Jane al mare aveva un fidanzato. Lì per lì Nancy non ci diede molto peso e pensò che magari la bambina avesse, diciamo, un fidanzatino della sua età, quindi di 9 anni, però insomma all'origine dei fatti ci diede molto più peso e fu insomma stimolata l'ipotesi che magari i bambini avessero fatto amicizia con qualcuno che poi potrebbe aver fatto loro appunto del male, quindi le speranze ogni giorno che passavano, insomma, che passavano i giorni, si andavano ad affievolire. Fino al 1968, 2 anni dopo, quando arrivarono a casa Beaumont 2 lettere, una firmata Jane e l'altra firmata The Man. Allora, all'epoca degli anni 60 fu credibile l'ipotesi che quella lettera fu stata scritta da Jane, quindi dalla figlia,
perché la calligrafia, scusate, coincideva alla perfezione, ma solo nel 1992, con le tecniche ovviamente un po' più elaborate e moderne, appunto capirono che quelle lettere erano state scritte allora da un adolescente per uno stupido scherzo, purtroppo, quindi non erano veritiere. Allora, le piste sono state tante e anche le ipotesi, tra cui nel 1966, quindi nello stesso anno, Gerard Crossey era un sensitivo olandese che arrivò in Australia e lui disse che i bambini probabilmente furono stati rapiti e sepolti appunto al Paridar Park, che era la scuola elementare frequentata da Jane e Anna. Hanno fatto una colletta per poter abbattere, diciamo, questa scuola e vedere effettivamente se quello che diceva il sensitivo era vero, però non trovarono nulla, nessun corpo, niente di niente, i bambini era come se si fossero volatilizzati. Gimenesi hanno vissuto la loro vita nella speranza che i loro bambini ovviamente, insomma, potessero tornare a casa. Nancy diceva sempre: sono a casa e aspetto sempre da quella porta che rientrino loro o che suonano il campanello. Purtroppo Nancy e Jim si separarono anche a causa di questa disgrazia e Nancy morì nel 2019 in una casa di cura ad Adelaide, senza sapere purtroppo effettivamente i loro tre figli che cosa è successo, quindi in quella calda estate del 26 gennaio del 1966. Jim attualmente ultra novantenne è ancora vivo e ovviamente vive in Australia ad Adelaide. E a distanza di più di 50 anni, adesso, insomma, se fossero vivi avrebbero più o meno, diciamo, su una sessantina d'anni, se non di più, non si seppe mai nulla. È diventato un cold case australiano. Pensate che ancora ad oggi c'è una ricompensa di più di $1 milione per chiunque avesse informazioni per questi bambini che in un giorno di gennaio sparirono definitivamente da Adelaide. Allora, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo caso. Io penso che siano passati tantissimi anni e trovo molto difficile che si arrivi a una soluzione. La speranza è sempre l'ultima a morire, però si sa che quando passa il tempo e più non si hanno notizie, la tragedia, diciamo, che è sempre dietro l'angolo. Io vi ringrazio, questo era il caso di oggi dei tre fratelli Beaumont. Fatemi sapere cosa ne pensate del video, se vi è piaciuto mettetevi un mi piace e vi invito a iscrivervi al mio canale per essere sempre aggiornati sui casi di scomparsa. Ciao a tutti, ragazzi!